questa è una ZSR per intenderci. Una buona idea che in altre città ha funzionato benissimo, ma che qui è stata gestita direttamente dall'assessorato in maniera molto disordinata e sicuramente non rispettando quelle che erano alcune prescrizioni che noi avevamo consigliato. Ovviamente, come tutti voi sapete, come circoscrizione non possiamo vincolare l'amministrazione a determinate scelte, possiamo solo dare dei consigli e all'interno di questo progetto noi avevamo inserito una serie di paletti importanti che però a quanto pare non sono stati assolutamente rispettati e oggi ci troviamo in una situazione che al di là della confusione creata all'inizio per la non conoscenza del provvedimento, oggi forse proprio perché si è voluto, perché si era sotto campagna elettorale e quindi si è voluto dare, allargare moltissimo le maglie dei beneficiari dei pass, eccetera, eccetera. Oggi ci troviamo in una situazione che secondo me è addirittura forse peggiore di quella di prima. Ora, io quello che chiedo al candidato sindaco è, di fronte a un progetto come questo, che cosa farà la prossima amministrazione? Affronterà il progetto da dove si parte o lo rivedrà completamente? Cioè, come ci si regolerà in base a questa iniziativa? Ora, molto populisticamente, questa amministrazione ha pensato bene di bloccare quello che era l'iter del nodo ferroviario, dove il progetto era già finito e roba del genere, adducendo il fatto che andavano interrati i binari, cosa questa che chiunque avrebbe potuto ipotizzare sin dall'inizio, ma che fu scartata, se ricordi bene, per tanti motivi, non ultimo quello idrogeologico. Allora, a parte il fatto che della non condivisione delle ferrovie, come tu ricorderai, per il Colo d'Oca, progetto a cui sono tornati loro, con poi questa frattura invece che su Japigia, sul quartiere tra Japigia e San Pasquale, roba del genere, poi c'è tutti i problemi degli espropri per poter ricongiungersi a San Giorgio. Quindi ora loro hanno bloccato il tutto e hanno richiesto una riprogettazione e roba del genere. Io ti chiedo, sicuramente tu ne saprai molto più di noi, perché noi ci limitiamo a quello che leggiamo sui giornali e sentiamo in televisione. Questo progetto faraonico che loro starebbero approntando, le ferrovie lo condividono, sono disponibili a farlo. Ci sono veramente tutti i fondi disponibili per poterlo realizzare? Ecco, io vorrei che, siccome il nodo ferroviario è una cosa importantissima per la città, anche alla luce dell'acquisizione della caserma Rossani, che può avere una destinazione di raccolta per chi viene da fuori, roba del genere. Le tue idee sul rilancio della Fiera del Levante, che in questo momento secondo me è leggermente in stand-by, tenendo presente che il comune è un socio fondatore col 33%, quindi sarebbe interessante capire un po' quali sono le idee del futuro sindaco sul rilancio di questa istituzione che è molto importante per la città di Bari. La piazza davanti al Margherita, che estenderebbe di fatto il sistema delle piazze ferrarese mercantile e quindi si porrebbe in continuità ideale con quello che hai fatto. Non so se questa era una proposta di un gruppo di progettazione nell'ambito del concorso per il Margherita o se è stata oggetto di uno studio autonomo, però è un'idea sulla quale vorrei avere la tua opinione. Volevo chiedere il discorso delle La navi da strada crociera che che arrivano a incrocia Bari, cioè andrebbe fino a qualche anno sotto e fa ci non si sarebbe pensava poi proprio che a Bari potessero davanti arrivare delle navi a crociera, e, vabbè, a parte i traghetti che collegano al Bari con l'Albania, la Grecia, parlo proprio delle navi da crociera che le persone sbarcano a Bari la domenica mattina, ci sono i negozi chiusi, il Castello Svevo che è chiuso e le persone non sanno, i turisti che vengono a Bari in crociera non sanno cosa fare.